Buongiorno colleghi, sono le 12 e 12, siamo al secondo appello e assistiti sempre dalla segretaria Giuliana Bagnasco, che ringrazio sempre per la sua partecipazione. Chiedo di procedere all'appello dei presenti. Mattaliano, presente. Mattaliano presente. Giaconia. Presente, buongiorno. Arcoleo. Presente, buongiorno. Di Pisa, assente. Ficarra, assente. Ferrandelli. Presente. Forello, assente. Lo Monaco, assente. Meli, assente. Susinno, Buongiorno, presente. Russo, assente. Tantillo, assente. Giolarda, Eccomi, buongiorno. buongiorno. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Allora, colleghi, ci siamo lasciati la volta scorsa con una comunicazione. Sostanzialmente riguardava la notizia appresa dai giornali su quella caduta di infisso della scuola Salgari. A seguire il consigliere Ferrandelli aveva fatto pervenire anche una nota di commissione congiunta che io diciamo in via informale parlando con il collega ho bloccato perché aspettavo che l'assessore Prestigiacomo ci inviasse copia del verbale redatto dai tecnici dell'ufficio dell'edilizia scolastica che lunedì scorso hanno fatto il sopralluogo. Credo che vi sia arrivata a tutti, anche se con qualche giorno di ritardo, ma ho rimesso alla vostra mail questa copia di verbale. Sostanzialmente, per chi non l'avesse letta, i tecnici concludono con questo dicitura, vi leggo esattamente cosa ci dicono i tecnici. Per quanto riguarda gli infissi, i tecnici del comune presente attestano che non esiste un problema correlato alla sicurezza di apertura e chiusura degli infissi da quanto emerso dal sopralluogo. Il fatto ultimo del 2 luglio 21 è derivata da un'errata movimentazione dell'apertura dell'infisso che ha causato lo sblocco della apertura, mantenendo il vano finestra ancorato al telaio. Non esiste un rischio per la popolazione scolastica presente nell'edificio. I tecnici del comune si riservano di trovare una soluzione tecnica migliorativa prima dell'inizio dell'attività didattica. Nell'attesa, il plesso centrale di via Paratore funzionerà regolarmente in quanto non ci sono rischi. Questo verbale è sottoscritto dal dirigente scolastico, dal responsabile della sicurezza, dall'architetto Romeo, dal RUP che è il geometra Marinaro, dall'ingegnere Biondo e da uno degli operatori presenti alla redazione del verbale, che è l'operatore di Caccamo. Pertanto, siccome ci eravamo lasciati, buongiorno consigliere La Monaco, alle 12:16 è 12 e 16, entrata sì, l'avevo la già consigliera La Monaco. notato. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Pertanto, siccome ci eravamo lasciati in attesa di avere questa copia del verbale con una iniziativa della commissione trasparenza, ma che avremmo fatto in maniera congiunta con
il Presidente e tutta la Commissione, la quinta Commissione, alla luce di questo verbale, ci eravamo detti che avremmo inoltrato al Segretario Generale una nota per la verifica dei fatti. Io credo che questo verbale sia quantomeno esaustivo rispetto alle perplessità e a quello che ci ponevamo come quesito. Ma se la Commissione non si ritiene soddisfatta, possiamo stesso procedere a inviare al Segretario Generale, siccome si trattava di un atto ispettivo che noi avremmo, di una commissione di indagine più che un atto ispettivo, che avremmo chiesto al Segretario Generale, diciamo, questo verbale in qualche maniera ci dà una risposta alle nostre domande. Ma ribadisco, lì dove la Commissione ritenesse utile continuare questo tipo di attività, io non sono altro che disponibile a continuare la procedura. Quindi a voi chiedo sostanzialmente come procedere. Per favore, non tutti insieme, una alla volta. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, consigliere Ficarra. Alle 12:19 entra il consigliere Ficarra. Sì, sì. Vabbè, allora, segretaria, la Commissione prende atto del verbale inviato dall'assessore Prestigiacomo redatto dagli uffici dell'edilizia scolastica e ritiene di non procedere con la nota al segretario. Come vede, nessuno continua a smentirmi, quindi diciamo lascio questo a verbale. Dopo di ciò vi chiedo se c'è qualcuno che è nelle condizioni di poter condividere lo statuto, che rimangono gli ultimi articoli da vagliare per poi procedere agli incontri. Mi dà un minuto, ci penso io. Grazie, vicepresidente. Comunque mi sentivate, perché io, a me è venuto il dubbio che magari non si sentisse quello che io dicevo. Ma sentivamo. Va bene, grazie. Segretaria Bagnasco, lei sa se la segretaria Vicari oggi si collegherà per la lettura del verbale di giorno 2? Perché so che c'era una certa accelerazione proprio per i verbali di giorno 2 in generale di tutte le commissioni che sono stati richiesti dalla dottoressa Como, quindi lei sa se si collegherà? Io so che sarebbe venuta in sede, dico, io so così. Sì, per capire, perché anche se non si comprende perché questa accelerazione proprio su questo verbale, che non è solo il nostro, ma di tutte le commissioni, quindi sarebbe opportuno far situare pronti. Sì.
riuscite a vederlo? Sì. No, vediamo. Si vede? Sì, io lo vedo, sì. No, io vedo solo... No, io vedo l'icona del consigliere Giaconia, ma non vedo... No, io lo vedo, articolo 66. Non vedo il documento. Competenza del consiglio, no, non si vede. Io ho mandato un messaggio alla collega. Adesso lo vedi, Cesare? Io lo vedo. No, purtroppo continua a non vederlo. Ma i colleghi lo vedono? Sicuramente. Lo so. Il problema è tuo oppure... Vabbè, ma se già la signora Bagnasco lo vede, sicuramente... Sì, io lo vedo pure. Io lo vedo pure. Mi risponde la collega Vicari che sta per venire in sede. Perfetto, perfetto, perfetto. Vabbè, dico, anche se non riesco a vederlo, procediamo, non è un problema. Allora, eravamo arrivati... Tanto posso ascoltare. Ah, ecco, perfetto, perfetto. Ora riesco a vederlo pure io. Eravamo arrivati, mi sembra, all'articolo 77. Perfetto. Perfetto. Eccolo. Allora, però, vicepresidente, perfetto. Io, ecco, dal lato destro vedevo l'icona del presidente Mattarella. Allora, articolo 78, conferenza dei dirigenti. Per una migliore funzionalità della struttura amministrativo-burocratica e al fine di favorire l'attuazione dei progetti e dei programmi è istituita la conferenza permanente dei dirigenti. 2. La conferenza di cui fanno parte tutti i dirigenti del comune, compreso il segretario generale, è convocata e presieduta dal sindaco o su sua delega dal direttore generale ove nominato o dal segretario generale. 3. La conferenza esamina e formula proposte per la programmazione, il coordinamento e l'organizzazione dell'amministrazione al fine di adeguare le strutture del comune ai programmi e ai progetti degli organi di governo. Determina altresì la dotazione organica di ciascun ufficio e servizio. 4. La conferenza è convocata dal direttore generale, ove nominato, o dal segretario generale a cadenza almeno trimestrale e altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei dirigenti. 5. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni sono disciplinate dal regolamento di organizzazione. Articolo 79. Comitato di direzione. Il comitato di direzione ha il compito di supportare il direttore generale nel definire la pianificazione strategica dell'ente in coerenza con le linee guida espresse dagli organi politici, assicurando la gestione operativa del funzionamento dell'ente, il monitoraggio e il controllo dell'evoluzione dei risultati, nonché di facilitare l'integrazione e il coordinamento tra i dirigenti e tra gli stessi e la direzione generale. Ore 12:26, consigliere di Pisa. Buongiorno. Due. Il comitato di direzione è composto dal direttore generale ove nominato, dal dirigente del gabinetto del sindaco, dal segretario generale, dai dirigenti di area. Alle riunioni del comitato di direzione, che di norma si riunisce almeno una volta al mese, possono essere invitati gli amministratori nonché i dirigenti che di volta in volta il direttore generale ritenga necessario coinvolgere, in particolare quando vengono trattati argomenti di contenuto tipico delle funzioni di staff. Le funzioni di supporto operativo sono svolte dallo staff del direttore generale. 3. I verbali delle riunioni del comitato di direzione vengono trasmessi alla presidenza del Consiglio Comunale. Articolo 80. Responsabilità dei dirigenti. Scusi segretaria, visto che poi avevo interrotto perché è entrato il consigliere di Pisa,
lei avrà notato che c'è stato un minimo di intervallo tra l'uscita e il rientro del consigliere Gelarda. È logico che interpretata come una è logico che viene interpretata come una caduta di connessione. Grazie. Certamente. Articolo 80, responsabilità dei dirigenti. I dirigenti, nel rispetto delle direttive degli indirizzi politici fissati dagli organi di governo, sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, del rendimento e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative di gestione del personale. 2. La responsabilità del dirigente viene esaminata anche con riferimento alle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate alla struttura cui è preposto. Articolo 81. Responsabilità del personale. Il personale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi nell'ambito del proprio ruolo e degli obiettivi assegnati, e altresì responsabile nei confronti dei dirigenti per i carichi di lavoro assegnati e concordati e degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni. Articolo 82. Gestione finanziaria. Gli organi di governo del comune e delle circoscrizioni e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni a essi demandate dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dai regolamenti, impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità agli atti di programmazione. 2. I dirigenti impegnano le spese nei limiti e con i criteri fissati dal regolamento di contabilità, in particolare adottano autonomamente gli atti di impegno relativi a spese concernenti l'ordinario funzionamento degli uffici e agli atti che costituiscono esecuzione di preesistenti obbligazioni a carico dell'ente, nonché gli adempimenti connessi alla ordinazione, alla liquidazione di spesa che siano conseguenziali a un atto emanato dagli organi del comune. Per il pagamento di qualsiasi spesa, i dirigenti provvedono alla liquidazione della contabilità, stato di avanzamento, fatture e richiedono sì servizi di ragioneria, l'emissione dei mandati in favore dei creditori. 3. La ragioneria comunale, nell'esercizio delle proprie attività di controllo, registrazione e vigilanza, può articolarsi in servizi. 4. Con deliberazione consiliare può essere istituito il servizio di ragioneria presso le ripartizioni e le circoscrizioni. Il responsabile di tale servizio adempie a tutte le funzioni attribuite alla ragioneria comunale nel campo della gestione finanziaria, operando alle dipendenze funzionali del ragioniere generale. 5. I dirigenti curano nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità che le entrate afferenti agli uffici e ai servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate entro i termini fissati dai regolamenti alla tesoreria comunale. Articolo 83. Controllo di gestione. Il controllo di gestione fornisce strumenti necessari all'attività di direzione e alle valutazioni di competenza degli organi di governo del comune. 2. È istituito l'ufficio per il controllo di gestione con il compito di verificare la razionalità delle procedure adottate dall'amministrazione comunale, rilevare per ciascuna unità organizzativa con periodicità almeno annuale gli indici di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri determinati dal regolamento di contabilità. Valutare il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici e la qualità dei servizi. 3. I risultati del controllo di gestione sono messi a disposizione dei revisori dei conti e presentati al Consiglio Comunale contestualmente alla delibera relativa al conto consuntivo.
Articolo 84, revisori dei conti. 1. La revisione economico-finanziaria della gestione delle risorse del comune è affidata a un collegio di revisori composto e nominato in conformità alle disposizioni di legge vigenti. 2. La durata in carica dei componenti di tale collegio e i casi di revoca sono stabiliti dalla legge. 3. Per i revisori dei conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e quella di inconferibilità e incompatibilità di cui all'articolo 20,3 del decreto legislativo 39/2013 e successive integrazioni e modificazioni. 4. Le funzioni dei revisori dei conti sono disciplinate dalla legislazione vigente ed esplicitate dal regolamento di contabilità. 5. Sono altresì disciplinati dal regolamento di contabilità l'organizzazione ed il funzionamento del collegio. Articolo 85. Revisione dello statuto. Lo statuto può essere sottoposto a revisione su iniziativa della giunta o di un terzo dei consiglieri comunali. La modifica è approvata con la maggioranza prevista per l'approvazione iniziale. Titolo 9, disposizioni transitorie. 1. I regolamenti richiamati nel presente statuto per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo. 2. Il regolamento per la disciplina dei contratti e il regolamento di contabilità redatti in conformità alle disposizioni statutarie saranno deliberati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto. 3. Il nuovo regolamento sul decentramento sarà deliberato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. Poi c'è il sommario. Mi pare di finito, finito. Volevo chiedervi. Ma l'ultimo articolo che abbiamo letto sull'approvazione dello statuto nel vecchio è riportato, perché qui dice è approvato dalla giunta e da i 3/3 del consiglio comunale a maggioranza. Nel vecchio statuto, cioè in quello vigente, è riportato? Massimo, io non ce l'ho più davanti, quindi non lo vedo. Cioè, nella comparazione, il lato destro è quello nuovo, nel lato sinistro, questo riferimento all'articolo, che dovrebbe essere l'83, credo. Allora. Saliamo. È lentissimo. Dove è l'83? Sì, capito, non sale. No, ancora più sopra. Cesare. Sì, allora, no, ancora più giù, è l'ultimo articolo in assoluto. Aspetta. Revisione dello statuto. Revisione. Perfetto. Collega De Pisa. Controllo di gestione, revisore dei conti, modalità di revisione,
Ecco, lo statuto. No. Qua. Sì, sì. Lo statuto può essere sottoposto a revisione su iniziativa della giunta o un terzo dei consiglieri comunali. Quindi, diciamo, è vigente. Allora, perché ve lo sto dicendo? Perché io già per ben due volte ho chiesto al signor vice sindaco di farsi parte attiva e diligente per l'approvazione giunta dello statuto. Visto che, diciamo, non avviene, io però lo farò anche per una terza volta, voglio dire, non mettiamo limite alla provvidenza divina, quindi glielo chiederò per la terza volta. Secondo me, ove non dovesse avvenire, io credo che questo articolo, quindi sulla modalità di approvazione, potrebbe avere un'approvazione fatta da un terzo dei consiglieri comunali, e quindi procederei poi, ove la risposta non fosse immediata, a farla approvare dal consiglio. Qual è la vostra, il vostro punto di vista? Ah, scusami Cesare, non puoi ripetere, scusami, questa, io ho un problema che allora, non sembra... sì. Sia il vecchio, lo statuto vigente, quindi parte sinistra di quello che stiamo leggendo, sia questo nuovo, con articoli diversi perché sono stati modificati, recano questa dicitura: lo statuto può essere sottoposto a revisione su iniziativa della giunta o di un terzo dei consiglieri comunali. La modifica approvata con la maggioranza prevista per l'approvazione iniziale. Dicevo, quindi, siccome io già sto per ben due volte fatto una richiesta... È la maggioranza qualificata, sì, giusto? Sì. Non sempre. Sì. Siccome diciamo... siccome io ho già chiesto per ben due volte al vice sindaco di attivarsi affinché la giunta possa approvare questo statuto e non ho avuto risposta, la prima volta mi è stato detto che purtroppo era stata una mera dimenticanza e che avrebbe provveduto successivamente, io tornerò alla carica per un'altra volta ancora, dico, lo chiederò. Dopo di ciò, secondo me, questo articolo taglia la testa al toro. Cioè, io dico che comunque il Consiglio può approvarlo, a prescindere, qua ce lo dice con un consigliere comunale, e quindi la maggioranza per l'approvazione, quindi la maggioranza qualificata, ma Cesare, per l'approvazione. No, ma dico, quindi, ma se noi vogliamo fortemente un atto, diciamo, questo dico addirittura... ulteriori, insomma, restrizioni, nel senso che chiaramente non può essere approvato da, poniamo il caso, siamo in 16 in una seduta diciamo in prosecuzione, dove il numero legale è a 16, ma non può essere approvata da 9 consiglieri, diciamo, su 16, cioè è necessario che 21 consiglieri su 40 approvino, votino favorevolmente, insomma, questo atto. Cioè, il senso è questo, cioè, era giusto. Quindi presentarlo, dire no, che lo sì, vogliamo, no, il senso, trovare il senso... un terzo, no, scusami, completo, trovare un terzo dei consiglieri che dica sì. Io non credo sia difficile, perché credo che un terzo dei consiglieri sia già in questa commissione o quasi, ecco, teoricamente. Quindi però il problema chiaramente è quello di avere i numeri in aula, cioè, se si vuole, si vuol fare, però, cioè, nel senso che ovviamente se noi ci assumiamo allora, la collega, una richiesta del genere, poi dobbiamo essere certi, dico, perché purtroppo quello che si sta verificando talvolta in aula non fa ben sperare, perché anche di fronte a situazioni e cose anche urgenti e semplici, io vedo un atteggiamento, mi dispiace, ma non voglio criticare nessuno, però veramente di lassismo e di irresponsabilità allo stato puro. Per cui io sono... Mi pare che lo ha fatto pubblicamente il consigliere Lo Monaco, e ha fatto anche bene.
No, ok, ma quello è un comunicato stampa, sto dicendo qui, non voglio fare qui in questa sede, perché quello è una mia dichiarazione politica, qui non voglio fare... Però è politico, quindi sappiamo che il suo pensiero è quello. Sicuramente. Non credo che l'abbia detto tra ieri. Il mio pensiero è questo, sì, perché lo ripeto, collega, lo ripeto tranquillamente, non è un'accusa a un gruppo politico. No, ma sono d'accordo con lei. È un'accusa a uno stato di fatto dove tutti ci diciamo che è fondamentale approvare degli atti e anche su atti, tra virgolette, dovuti, nel senso che si può anche non essere d'accordo su un emendamento, su un'impostazione, ma comunque ci si può anche astenere. Ma dico, non arrivare neanche a 16, veramente, secondo me, e chiudere per due volte in votazione, non si fa un bel servizio, dico anche io mi mortifico, cioè sono io mortificata per il ruolo che ricopro, ok? Perché poi quando qualcuno ci viene a dire è colpa del Consiglio, non ci possiamo neanche scandalizzare o allarmare, perché se noi critichiamo gli altri dobbiamo essere capaci anche di criticare noi stessi, mi ci sto mettendo pure io nel confronto, attenzione. Una domanda, consigliera Lo Monaco, visto se il presidente me la concede, perché diciamo è interessante come spesso, come sempre, le cose che dice lei. Io credo, se il presidente mi concede la domanda, io credo che sia davanti agli occhi di tutti che ormai non si può neanche più dire la maggioranza non era in aula, la minoranza non era in aula, non c'è più niente, ormai il caos è totale. Motivo per cui, secondo me, per evitare queste cose politicamente meschine che sono accadute ieri, l'unica soluzione è quella di andarcene a casa subito, perché noi staremo un altro anno in questa situazione penosa, vergognosa, sulla quale lei giustamente, in maniera corretta, è uscita ieri, ma che ha una sola soluzione. Andiamo a firmare la mozione di sfiducia e lo mandiamo a casa, perché avremo i prossimi 12 mesi che saranno fotocopie, tutte così, una dietro l'altra. Scusate, grazie. Perfetto. Preso atto delle dichiarazioni dei colleghi, la mia domanda non era questa, ma era differente. La mia domanda era, siccome qualcuno ci ha detto che questo istituto arriva al Consiglio attraverso una proposta di giunta municipale, quindi approvata e passata al Consiglio Comunale, nel leggere questo articolo 91, ma che viene riportato nell'articolo, credo, 80 e 86 del nuovo statuto, dice esattamente lo statuto può essere sottoposto a revisione, e quindi stiamo parlando di questo, perché questo statuto viene revisionato su iniziativa della giunta o di un terzo dei consiglieri comunali. Considerato che finora la giunta è stata sorda su varie sollecitazioni, io proponevo un'ulteriore richiesta di sollecito di approvazione dello statuto da parte della giunta. Ove questo non avvenisse, io credo che su richiesta di un terzo dei consiglieri questo regolamento può essere trattato e poi votato, logicamente deve essere votato con la maggioranza prevista, quindi con il quorum di 11. Con la maggioranza qualificata, sì, ok. Qualificato, non mi veniva... No, con la maggioranza qua. Sì, ma io ti ho detto, quindi, che sono d'accordo. La mia domanda era questa. Sollecitiamo, per me va bene. Io l'ho detto. Sarebbero purtroppo le cose, non le puoi scindere, perdona. Ti sto dicendo sì, ma non vorrei perdere la faccia, tutto qui. Cioè, a me sta bene sollecitare la giunta. E mi sta bene anche essere tra i proponenti, tra i 15 proponenti, quelli che servono per l'atto. Però ti sto anche dicendo... attenzione, punto, poi mi fermo, ok, l'ho già detto, dicono io non ho nessun problema, ma perché io parlo di canone unico, io credo che se dei consiglieri sottoscrivono una richiesta, diciamo a partire dai 15 consiglieri
diciamo, non possono, dai 16 consiglieri non si possono sottrarre da essere già presenti in aula. Capisco che non basta poi per il voto finale, però diciamo è già un segnale. Quindi io, se voi mi consentite, mi autorizzate, io questo passaggio lo faccio nuovamente. Dopodiché ne parlerei con il Presidente del Consiglio per eventualmente calendarizzarlo a seguito di una richiesta formale di un terzo dei consiglieri comunali, per il quale poi faremo una richiesta di firme, di sottoscrizioni. Va bene, detto questo, adesso informeremo anche i colleghi, collega Tantillo, che ci chiedeva l'incontro poi con gli uffici rispetto alle cose che abbiamo evidenziato come modifica, a partire da tutta la parte che riguarda il decentramento. E quindi questo ci aggiorniamo alla prossima seduta. Volevo porvi una domanda rispetto alla questione dei lavoratori che si occupano delle pulizie dei mezzi dell'AMAT. Ritenete utile fare un incontro con il presidente Cimino e il presidente della Reset entro la prossima settimana? O ci vogliamo muovere diciamo con una conferenza di capigruppo? Qual è la vostra idea? Presidente. Presidente, se posso. Dimmi, lei già sa come la penso io, ne abbiamo parlato. Io ritengo che la questione vada affrontata e poi, diciamo, poco cambia se si decide di affrontarla in questa sede oppure in conferenza dei capigruppo. Visto che comunque la delicatezza della questione e anche, diciamo, i tempi stretti che ci sono, perché non lo so, non mi ricordo adesso quando scade, però la proroga mi pare che scade questo mese, no? 31 luglio. Quindi io credo che comunque vada affrontata prima di portare avanti eventualmente quell'ordine del giorno che lei ha pensato di proporre al Consiglio Comunale, che già ne ha data anticipazione. Quindi dobbiamo solo decidere, per quanto mi riguarda, se affrontarla in questa sede o in conferenza dei capigruppo. Ma sono d'accordo sulla necessità di affrontarla. Io sono... Perfetto. Scusate, sono arrivato adesso. Di cosa stiamo parlando? Allora, della vicenda adesso... Abbiamo finito la lettura. Arrivo subito. Ramona, un secondo solo. Un secondo. Allora, ti aggiorno che abbiamo finito la lettura dello statuto e ci siamo fermati soprattutto sull'ultima. Mi senti ora? Sì. Mi senti? Sì, ti sento. Mi senti? Sì, mi sentite? Sì, ti sento, sì. Io sì. È caduta la linea al presidente, già c'era qualche problema prima, gli arrivava la voce dopo, quindi aveva problemi di connessione. Comunque, collega, non lo so, vuole aggiornare il collega Giaconia? Intanto interviene il vicepresidente, magari, nell'amore che il presidente riesce a riprendere. Giulio, ci senti? Giulio,
Sì, io mi sento. Sì, sì, sento. Allora, eccolo qua. Cesare, il microfono, hai il microfono spento. Allora, dico, mi sono collegato col telefonino perché ho capito che col tablet ci sono problemi. Ti dicevo, Giulio, siamo arrivati a leggere tutto lo statuto e ci siamo soffermati. Ecco, adesso. E ci siamo soffermati, mi sentite, vero? Sì, sì, adesso sì. E ci siamo soffermati sull'ultimo articolo dello statuto che sostanzialmente prevede che alla revisione dello statuto può vedere la giunta o il consiglio comunale con la richiesta di un terzo dei consiglieri e poi votata con una maggioranza qualificata. Allora, Giulio, qual è il problema? Siccome io la prima volta, devo dire in maniera informale, ho già sollecitato al vice sindaco di farsi parte diligente per l'approvazione in giunta dello statuto. L'ho reiterato perché la prima volta mi è stato detto che per dimenticanza, diciamo, non aveva affrontato la questione. Io aspetto una risposta ancora per qualche giorno. Dopo di ciò, questo articolo ci dà la facoltà di fare una richiesta al Presidente del Consiglio. Facciamo una nota firmata dai 16 consiglieri, ma anche da tutti i consiglieri, attenzione, per portare in aula lo statuto e lo approviamo noi. Non so se tu sei d'accordo. Ma io sono d'accordo, ma il sindaco, credo, anche nella vicenda del preambolo non si è tirato indietro. Però, ribadisco, sono passati tanti anni. Ora io lo so, può darsi che la situazione politica è cambiata, e quindi, però non credo sullo statuto, perché hai fatto bene a chiederglielo, ora sentiremo la risposta. Va bene. Dopo di ciò avevo affrontato nuovamente con i colleghi la questione dei lavoratori del che puliscono gli autobus che sono a scadenza di fine luglio e chiedevo, volete che ce ne occupiamo come commissione convocando il presidente Cimino e il presidente della Reset? Domanda. Massimo aveva risposto appunto potrebbe essere oggetto di conferenza dei capigruppo, siccome io sono convinto di conoscere già la risposta da parte di qualcuno, ma dal presidente pure, che su problematiche riguardanti il personale la conferenza dei capigruppo lui non la vuole tirare in ballo. Se mi dite qual è il vostro pensiero, come poterci muovere. Ma lui, quando dice lui? Se posso... Lui mi riferisco al presidente, Io so che il presidente su questioni magari riguardanti il personale, tirare in ballo la conferenza dei capigruppo, diciamo, non è molto d'accordo, molto propenso. Mm-hmm. Quindi ecco perché volevo avvocare a noi, non perché Sono d'accordo con questa cosa, conferenza dei capigruppo, e sono convinto che abbia ragione il presidente quando ti dice che di non coinvolgerlo su questo tipo di vicende. E quindi restiamo noi come luogo, diciamo, per approfondire magari il tema. Io poi, quando mi dà la parola presidente, volevo fare il mio intervento. Prego. No, allora, io, diciamo, ora siamo in una situazione più tranquilla perché ovviamente siamo tra noi, per quanto in seduta sempre pubblica. Allora, come avevo già precisato, io ritengo che prima di prendere qualsivoglia posizione
è assolutamente indispensabile, quindi dire qual è, proporre insomma una soluzione a una emergenza, una criticità che è evidente, la conosciamo tutti noi o comunque la maggior parte di noi, che è quella appunto di questi 40 lavoratori che lavorano per 40 lavoratori non del Comune di Palermo, chiariamolo per chi magari non lo sapesse e anche per chi sta verbalizzando, sono lavoratori di una ditta che ha vinto un appalto e che negli ultimi 25 anni, anche se sono cambiate le ditte per l'appalto delle pulizie di Amat, hanno comunque avuto una clausola di salvaguardia, la cosiddetta clausola sociale, che ha permesso loro di mantenere il posto di lavoro, che ricordiamo appunto sempre, nonostante loro svolgano sostanzialmente poche ore a settimana, poche ore al giorno e quindi poche a settimana, parliamo forse di 3-4 ore al giorno, e quindi con relativi stipendi che corrispondono all'impiego e con obiettivi ben prefissati, perché c'è un appalto, c'è un obiettivo e c'è, quindi non posso. Però collega, ma perché noi dobbiamo entrare nel merito? No, assolutamente, questo è il quadro, nel senso, a differenza di questo, lasciamo stare, io non mi sono mai interessato e non mi voglio interessare, no, attenzione, no, perdonami, però sto completando un discorso, io non sto facendo, io allora ha ragione il presidente che dice che non vuole convocare, perché se noi facciamo questo tipo di ragionamento il ragionamento è di natura diversa. Noi abbiamo qualcosa che è una difesa. Posso completare, però, collega? Non è una difesa d'ufficio, anzi, sono la prima che ha detto. Giulio, sentiamo il punto di vista e poi sentiamo il tuo, anche perché è utile comprenderlo, perché se ci parliamo addosso magari io non comprendo né il suo né il tuo di punto di vista, e per me sono importanti entrambi e quindi è corretto. Presidente, che il punto di vista è una cosa, ma se devo fare un excursus che a me onestamente ritengo è fuori luogo, che noi entriamo nel merito di una cosa che non ci riguarda. Ma sono dati, però Presidente, io sto dando dei dati perché volevo mettere a confronto. E io potrei dirti che i dati che dai tu non sono. E ti potrei dirti che per i dati che ho io sono differenti da quello che dai tu. E quindi non li voglio dare perché non mi compete. Ma scusatemi, non ho capito. Sono soldi che vengono pagati da un'azienda partecipata dal Comune di Palermo. Se c'è qualcosa nell'avviso, nel bando, che è differente rispetto a quello che si verifica, e noi abbiamo il dovere di controllare, dico anche se non sono dipendenti ovviamente nostri, ma nell'appalto noi possiamo entrare nel merito del servizio, dell'appalto e delle cose. Io sto dicendo solo una cosa, siccome se lei vede una cosa pubblica che è stata pubblicata, anche se non è stata però inviata copia, e questo secondo me non è corretto ed è stato oggetto di una mia richiesta anche nella nota che ho inviato al segretario generale, noi dall'altro lato, io ho fatto questa precisazione che magari lei potrà poi, ovviamente siamo liberi ognuno di correggere, ma io parlo per dati che ho acquisito. Dall'altro lato, se lei vede, ci sono la richiesta di mettere a tempo pieno 25 lavoratori della Reset, e questo lo trova sul sito della Reset, non lo dice la consigliera Lo Monaco, c'è scritto circa 25 risorse umane della Reset che sostituirebbero quindi 40 lavoratori, questo non è scritto nella nota, ma diciamo lo sappiamo, quindi uno si potrebbe chiedere come mai 25 della Reset e non 40 della Reset, quindi la motivazione di spiegare era quella di spiegare che quelli là fanno meno ore, non fanno comunque 40 ore settimanali, mentre si chiede a 25 persone della Reset di svolgere un lavoro per 40 ore settimanali, quindi evidentemente sono un numero inferiore e fanno un numero maggiore di ore. Tutto qui, non è un punto di vista o un giudizio o un favoritismo
per uno per l'altro. Io sto solo raccontando quello che so, che se è sbagliato, dico mi dispiace, ma quello che ho letto, e ho letto ed è pubblico, è questo. Quindi queste 25 persone andrebbero a transitare, quindi a non svolgere più il servizio della Reset, e andrebbero appunto ad essere utilizzate, anziché con un appalto pubblico, con il mercato libero, andrebbero utilizzate con un appalto, diciamo che in realtà è una assegnazione diretta in house, che a norma di legge pare che si, legittimamente pare che si possa fare, ma siccome io non sono un esperto, ho fatto richiesta anche lì al segretario chiedendo qual è l'importo massimo, e credo sia un milione e mezzo, però perdonatemi, io sono alla mia prima esperienza, io queste cose le voglio chiedere a chi ha il dovere anche di dirmele e di mettermele per iscritto. Quindi c'è un appalto, e questo appalto, diciamo in house, senza ricorrere all'esterno, a quanto pare fino a 1,5 milioni si può fare. Ora, è chiaro che bisogna però capire quali sono appunto le valutazioni che sono state fatte, se l'offerta di Amat, cioè di Reset nei confronti di Amat interna, è un'offerta diciamo veramente vantaggiosa, questo ancora non lo so, non l'ho capito perché non ho le carte, l'ho chiesto, ma quindi sembrerebbe pari costo. Sì, a me a voce hanno riferito il dottore Bellia, quindi posso dire anche il nome di chi me l'ha riferito, non un tizio a caso, negli uffici dove sono stata io mi hanno riferito che l'importo è equivalente, e allora poi c'è una valutazione che si può fare politicamente o a livello amministrativo, e questo poi ognuno deciderà se esporsi mediaticamente o meno, rispetto al fatto di a parità di servizio, a parità di costo, sceglie di comunque pregiudicare i 40 lavoratori, o se si sceglie comunque di dire no, si risparmiano 10 euro, 1000 euro, 10.000 euro, 100.000 euro. Ok, questa poi è una cosa, ma almeno noi dobbiamo avere l'acquisizione di tutti i dati. Siccome, grazie consigliere Lomonaco. No, dico, queste cose io le ho già chieste il 15 giugno, ok, per iscritto, con nota formale, con posta certificata e con mail digitale. Chiaramente si è scusato il segretario generale dicendomi stiamo lavorando, non abbiamo ancora riscontrato, lo faremo al più presto. Per quello mi sono fermata rispetto all'ordine del giorno, perché io non ho una posizione diciamo preconcetta. È chiaro che a tutti noi sta a cuore diciamo il fatto di evitare il licenziamento in tronco di 40 persone, non è una questione politica, è una questione diciamo sociale, che è ovvio che sta a cuore a tutti, quindi non è prerogativa di un gruppo politico o di un altro, però dobbiamo capire come stanno le cose, perché il primo interesse è quello dell'amministrazione, noi facciamo interessi all'amministrazione, questo ho sempre detto. Grazie consigliere Lomonaco. L'amministrazione però si deve fare carico anche di un problema sociale, questo è sicuro. Consigliere Tantillo, prego. Consigliere Tantillo. Sì. Prego. Allora, vorrei chiarire subito, ho ascoltato la collega, non è che io ce l'abbia contro l'esposizione della collega, vorrei però spostare il tiro sulla questione, perché se noi entriamo nel merito di questa vicenda, dove io collega non voglio entrare, per tanti motivi non voglio entrare nel merito di questa vicenda, io vorrei entrare, ecco perché dico la conferenza dei capigruppo, in una questione di metodo che ha usato il Consiglio Comunale. Vige e disciplina questa materia la famosa delibera che noi tutti abbiamo ricordato, la delibera numero 1 del 2016. E allora il ragionamento si sposta sulla, io la voglio rispostare sul piano della politica, non voglio entrare nel merito, a me 40, 25, 18, 36, per ora non mi interessa. Il ragionamento è, la politica cosa vuole fare su questa cosa? Perché sarebbe sbagliato poter parlare solo ed esclusivamente di una vicenda, che noi come possiamo intervenire su una vicenda così? Consentitemi, qualunque atto sarebbe nullo. Perché nessun dirigente firmerebbe nessuna carta, o con molta onestà, perché è così. Allora, la vicenda è tutta politica. Prima ci sediamo per capire come risolvere la vicenda politica, ognuno dice la sua, e poi entriamo su queste vicende qua
specifica, non so se se riguarda solo un'azienda, se sono due, se è zero, se la, questo io non so, poi magari queste cose le vediamo, ma io, allo stato attuale, secondo me, se io dovessi fare un ordine del giorno come quello che qualcuno ha letto, secondo voi che valore può avere davanti a un dirigente? Secondo voi, pensate voi che cosa vuoi? Nessun dirigente prenderebbe in considerazione. Ma non solo quell'ordine del giorno, cioè rispetto a un emendamento che si a un prego. Diciamo è stato scritto male, malissimo, è interpretato ancora peggio dalla segretaria che l'ha trascritto. Perché non significa nulla. Con te, che è scritto male, malissimo. È scritto malissimo. Non si capisce bene, diciamo così, condivido con te. Perché, non si capisce bene poi. Perché la mozione dice ben altro. Questo ordine del giorno dice a reset contestualmente di pigliarsi i 25 suoi a tempo indeterminato più i 40. Non si capisce che fine. Quindi su quell'ordine del giorno che è scritto con i piedi, dico, ci metto Tu entri nel merito, ha ragione la collega, però, perché la collega allora ti ha chiesto, dice, voglio capire, 25, qual è l'importo dell'uno, qual è l'importo dell'altro, allora ragione la collega. No, tu entri nel merito, allora ti posso dire, cioè, è per dirti... Ci vuole un segretario generale, inutile dirlo, anche se convochi tu la conferenza, abbiamo bisogno del supporto del segretario generale. Certo. Perché c'è una norma precisa quando vai in house. Precisa, non è che la possiamo scavalcare, articolo 4, cioè, è evidente, è una materia un po' complessa, non possiamo commettere errori, io questo mi voglio evitare gli errori. E io già ti preannunciavo che già quell'ordine del giorno ci induceva degli errori. Quindi dire che anche la mozione, consentemi, anche la mozione, con tutto il rispetto, la mozione, io ti posso dire la mozione ha un tantino, però quando ci vediamo che lei compra in presenza, cosa ne parliamo? Va bene. Vorrei prolungarmi, ecco, meglio così, bella cosa c'è. Questo, quindi, facciamo questa riunione che è meglio, ci sediamo tutti, e anche le ragioni che diceva la collega, che io non voglio discutere oggi, le vorrei poter comprendere, perché è evidente, perché entrano pure quello che ha detto la collega, ma oggi non voglio entrare nel merito, prima affrontiamo la prima parte e poi è chiaro che questa vicenda, perché qualcuno nella mozione, io una lettura io l'ho data, voi lo dite, e quello che dite allora avete ragione la collega, se ve l'avete detto voi ora lo dovete chiarire, quindi delle due una, quindi convochiamo e la discutiamo sedute, collega Martaliano, che è molto meglio. Quindi in conferenza dei capigruppo, giusto? Sì, io credo di sì, è l'unica che si vuole, è la politica che queste cose le deve capire, sono argomenti di natura politica. Va bene. La segretaria non si è, la segretaria Vicari non si è mai collegata? È arrivata adesso la collega. Lo leggo lunedì il verbale. Avrei scritto al chat. Vieni, parla. Dai, parla. Va bene, dico, la sentiamo. Siccome avevo saputo che c'era una pressione da parte della dottoressa Como affinché i verbali di giorno 2 luglio di tutte le commissioni fossero approvati subito, seduta stante, ecco perché mi ero premurato di chiedere a sua volta questa, perché io non capisco, non so la natura della richiesta della Como, però come presidente mi faceva dovere eseguire un po' quelle che erano le disposizioni della dottoressa Como, ecco perché speravo che... Presidente Martaliano, io chiedo scusa, ma sto venendo da casa dove ho finito il collegamento con la settima lì. Quindi lunedì sono con voi e mi ripropongo assolutamente di leggere quello del 2, tutto qua. Va bene. Perché devo venire in sede per le firme, tutte le cose informatiche di cui non dispongo a casa, quindi vengo da casa, salgo, scendo e c'ho pure un verbale della quarta, non so chi seguire prima onestamente, comunque sono qua a vostra disposizione, lunedì lo leggerò, oggi è impossibile, non ce l'ho pronto. Va bene, grazie a te.
se ci sono altri interventi o posso procedere a chiudere la seduta. Ma se non ci sono altri interventi, sono le ore 13:12, dichiaro chiusa la seduta. Grazie e buon fine settimana. Poi, buon fine settimana. State a Londra. Arrivederci. Arrivederci.